in questa recensione. Unboxing senza scatola. Disamine aeronautiche. Paragoni con risultati eclatanti. Eccoci, siamo i recensori e noi siamo Viper Toys. Eccoli, sono da posar, non aver paura mai, perché qui c'è Asso con me. Viper, 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 Viper Toys. Amici miei, unboxiamo dai, diamo i voti ai robot. Sono io il recensore che ai pigiami dice no, perché nessuno ce la fa. Nessuno ce la fa contro Viper. Viper, 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 Viper Toys. Non sappiamo niente, però non sappiamo da dove viene. No, neanche. Non sappiamo chi ce l'ha mandato, John. Chissà, John Nick, Malikayane. Non si sa. Vabbè, procediamo. Eccetera. Vince Store. Vabbè. Allora, questo dovrebbe essere un pezzo atteso da Asso. Quindi uno dice: allora è un pigiamone. E invece potrebbe non esserlo. Chi lo sa? Però è anche una grossa scommessa, infatti se ce lo facciamo, dopo questo video solo i posteri ce lo sapranno dire, riusciremo a fare l'unboxing contestuale, la recensione, perché insomma vogliamo sbaragondare in questi casi. Ma se siamo indietro come... No, lei è indietro, io le cose le faccio. Appunto, no, perché abbiamo tanti video registrati di unboxing, ma dobbiamo portarci avanti con le recensioni, quindi questa la facciamo... tutta tranchante. Ok, ascolti, ma è stato... Sperando che sia il pezzo che è a te, perché magari non lo è e quindi ci mette nei casini. Allora, di qui non si capisce niente. Ecco, diciamo così. Guarda un po', adesso ci mettono anche Pluriball. Il Pluriball esterno. Now Shazeta take care of your intentions. NT02. Ai. NT02, non è mica quello. Ale. Ma ci siamo sbagliati, lei sta unboxando qualcosa. Vabbè, di mio. Dopo ci scambiamo. Vedremo. Vado. Aia. Gli ammancamenti. Io ho preso una testata da cosa? Da materazzi? Non so. Guarda, gli ha mandato questo. Ah, sempre, quello poi se le serve lei, ma... Questo c'è sempre, non so cos'è. Sì, è la solita cosa che mettono, violando tutte le tipologie di diritti possibili e immaginabili. Sì. No, comunque ringraziamo i soliti John, sempre... No. E Malikayane, si ricorda, Monica Levinsky, non lo so, io credo che anche questo 2022, amici, la letterina fatta a Babbo Natale, io sapete che... Ah, ma questa è già la scatola, non è una brown box. Cioè, dentro c'è il polistirolo? Eh già. Allora è quello, non è che può essere altro. Non è ufficiale questo prodotto? Scusi, non era... È ufficiale sto paio di palle. No, perché quello non è uscito senza scatola, è lui, eh? Sarà quello che vuole, ma lei non faccia dei gesti che la gente non capisce. Ah, ok. Ai. Sto chiamando un dito. Dicevo, anche quest'anno andrà disattesa la letterina che io faccio per gli altri, perché non voglio regali per me, ma per gli altri. Cioè? Io ho chiesto a Babbo Natale che le portasse... un cutter, qualcosa di... Ma guarda che funziona. Ma per me anche quest'anno sarà disatteso. Sai quante volte, tutte le volte mi taglio le dita, quindi funziona. Ma sa secondo me il perché non viene mai regalato a lei un cutter? Perché secondo me Babbo Natale guarda i nostri video e proprio si spetascia là a vedere lei che ravana continuamente. Cosa vuol far vedere? Che apro da sotto. Ecco, sì, faccia i gesti. Attenzione, potrebbe cadere mezzo mondo o no? C'è il plexiglass. È lui? No. C'è un rosellino che mi fa dire che è lui. Non si capisce. È lui. Bello. Occhio che non caschi niente. Infatti. Ecco. Oppa là. Mi elevo. È lui. Avete capito, cari amici? Che Asso quando si fissa su un qualcosa... Quando non so cosa fare compro... Robe a caso. Un Destiny.
Guarda che qui c'è anche il sigillo. No, un Destiny o uno. Uno. No, che poi questo please non è. Check the product before you. You? You? Buy. Ah, prima di comprare. Ma come fai? Controlla il prodotto prima di comprare. A vista. Quindi questo non ha after sale di sales. Non lo so, però. Cosa c'ha after sale? Vabbè. After sales. Proceda perché non vogliamo fare notte con questo unboxing review. Qui si vede. Ah, no, si vede, di qui si capisce. Inquadri qui, ingrandisco un po'. C'è scritto Strike Rus. Russo, allora, Russo. Questo qui è il famoso. È lo strike che va nel rusco. È il famosissimo. È la controparte 1.72 del Metal Build Strike Rus Otori. Otori, però non c'è scritto Otori. Non c'è scritto. Ai, ai, ai. Però senza scatola mi delude un pochettino. Ah, prima delusione. Sì, no, ma quando, cioè, vediamo anche a quanto l'ha pagato. No, aspetti, perché... no, aspetti, venga qua. Allora, lei si ricorda quello? Perché questa è la versione sì, lei ancora... controcazzuta di quello. Di questo poi, qui. Un altro poi è passato un'altra era da che è uscito quello. Sì, ho capito, quindi... però è lui, però è sempre quello, no? Più o meno. Sì, ma facciamo finta che tolta la scatola, tutto il resto lei la soddisfacesse a livello qualitativo, quantitativo, certo, eccetera. Certo, certo, alla grande. Sarebbe comunque polemico? Un po'. Allora, questa è una scommessa perché tendenzialmente... Anch'io non mi sottraevo più di tanto ai modelli anche oversized, definiti così, specie se metal build, eccetera. Infatti il soggettino là, così come anche quell'altro, e anche quello, e ce l'ha anche sottoscritto. Vabbè. Però, in questo caso, quando era stato inseguito un Otori originale, ufficiale. Metal, con Bandai. Anche le depiatificazioni del caso e gli scornamenti nei confronti di Asso, sì, poi mi viene fuori che fanno questo. Secondo voi, per quale motivo quindi non avrò rincorso immediatamente l'acquisto di questo? Ecco, come mai? Lo vedrete prossimamente in questo canale. Ok, aspetti. Guardi un po' la figaggine. No, questo qui è... No, guarda che bello, bellissimo, eh? Vedi cosa intendo io quando parlo di colorazione fatta... Sì. Quello è un satinato. Fatta figa, Questa è una figata. E il rosso, che non è il solito rossetto simile plastico, model kit, Gunpla, Sentinel, perché l'hanno... Sì, ma o lei si dà una eccolo. Mossa a fare me lo gusto. Sì, ma allora dopo, prima lo tiriamo fuori, poi stacco, così lei se lo gusta. Me lo gusto. Senza fare... Me lo gusto. È un po'... Rododendare i maroni dei nostri... Profuma, come sempre, wow. È un po', è un po' imbarlocchiato. No, lei titubeggia nel dirlo, ma secondo me è un po' rosa. No, ma lasci perdere, era rosa anche quello. Sì, ma questo è un po' di più. Dopo lo metteremo a confronto sotto la luce. Però è bello, cazzo. Però è rosa. No, guardi qui il metallo. Ma, lei che, ma questo qui lo guida tra l'altro una donna, no? Ma io non me lo dica io che... No, glielo dico perché saprei, lei fa un po', come si dice... Sa la mia paura qual è quando apro questi soggetti qui? Che le corna siano scordate. Certo, di solito è così. Se magari, ecco, prima lo ecco, slenzuolo... Non prima, mi faccia fare... Comunque l'hanno imballato in maniera perfetta, guardate ragazzi. No, lei questo qui non l'ha cagato per niente proprio. No, lei me l'ha sottoposto, io ho vagliato e ho detto... in questo momento mi sto dando alla size originale. Ah, ok. E soprattutto in un caso di un modello come questo, che un Otori ci vuole perché è fico, quanto è fico, non ho optato per la oversized, anche perché era una scommessa. Questo anche questo cos'è? Aia. Questo ha dato via qualcosa. Però dai, sarà riparabile, adesso vedremo. Forse è agganciabile, sì, in qualche modo. Vedo di non perdere pezzi se ci sono stati dei pezzi. Ok, che non ci tocchi andare con replacement parts perché già, no, diventa un bel casino. No, dopo sono più di scoglionamenti, più che altro. Sì, mi sembra un po' faleso, farlocco. Sì. Aia, vedi? Ma io lei che sperimenta sempre su di me, stavolta ho voluto sperimentare io su di lei. Ok, va bene. No, comunque dai, è abbastanza, non è durissimo qui nelle giunture. No, questo è sganciato, dai, si vede che c'è un aggancio qua sotto che non è stato... Ma se manca il perno, però sono cazzo. No, il perno è qui. No, ma il perno interno, non c'è un perno interno. Vabbè, ma le verifiche le faremo diritto. Noi adesso intanto abbiamo unboxato questo e lasciamo andare a esaminarlo, controesaminarlo Asso, se no stiamo qui fino a domattina. Ok, ok. Prima di, poi dopo ve lo mettiamo già pronto per la recensione. Allora, dobbiamo tirar fuori questo. L'uccello di fuoco. Eh già.
perché questo potrebbe rivelare delle belle sorpresine. Le dimensioni contano. Bello, bello, bello. Beh, molto, molto allora, simile alla diciamo sua che controparte. A un occhio di distanza non riesco a intravedere errori o anche solo aspetti qualitativi che denotino mancanze o anche solo pochezze o povertà. Sì, sì, no, infatti. Faremo un confronto ovviamente più accurato, ma che dire? Sempre che non mi rimanga in mano qualche pezzo. No, però mi sembra abbastanza solido, non è proprio. Qui è metallo, metallo, qui è freddo. Bene, bene. Qui è metallo, quindi un po' di metallo c'è anche qui nell'otore. Questo si sghiaccia, credo, in avanti. Bene, adesso finiamo di esaminarcelo e poi dopo lo sciorigniamo. Sì. Ecco ragazzi, come vedete la famosa posizione a uovo sì. Dei posatori professionisti, infatti, infatti quando vanno in discesa la posizione a uovo è questa, che così riescono a spingere meglio. Vai, spingilo, ci sta, vedete che ci sta bene. Allora cari amici, è lui. Cosa abbiamo qui? Aspetta, è un po' duro, direi uno strike. Eccolo qui, uno strike abbastanza bello cazzuto, quindi bello. Abbiamo risolto bello. Il pezzo. Ancora una volta ha inciso l'anzianità di Asso. No, è vero. Maggio, è lei che diciamo ha tirato che... fuori, non ha sentito che gli sono partiti no, i pezzi. È caduto, mi era caduto un pezzettino di plastica. Quindi, sono riuscito a non distruggerlo. Non abbiamo dovuto ricorrere all'after sale service. Sa che sto sudando dal nervoso. Mi sta... Ecco. Che bene. Un po' ha attenuato la sua, diciamo, goduria... unboxatoria. Che poi invece dopo l'ho recuperata, eh? Sì, sì, dopo l'abbiamo recuperata. Però, allora, andiamo a esaminarlo un po' nel dettaglio. Io giro, lo giro, eh? Guardi anche questi effetti. No, allora, le spalle, secondo me, sono una delle parti più curate dove si vede proprio tutto il dettaglio, sia sì. Pannellistico, sia tampografico. Faccio vedere come ho brillantemente risolto. Ecco, queste sì. Parti qui sono un po' mollicce. Oddio, ecco. Sono un po' mollicce. Sì, perché c'è un coso un po' di, via, sì. Di gommoso. Di non, no, però ci stanno. Eh? Questo è un po' più largo, ma ci sta. Vede che fa un po' sì, più... Sì, quello fa un po' flappete. Questo ci sta un po' di più. Signori, però, detto questo, detto allora, questo. Abbiamo riverificato il prezzo dal nostro amico Sciozetta, se ancora è disponibile, sarà quando pubblicheremo questa recensione, a un prezzo di 177 euro. Euro. Ah, spedito. Okay. Spedito. Sì, quindi, che non è pochissimo. Non è pochissimo, ma consideriamo che siamo nella famosa classe 1,72. Già. Ti ha detto che lo eccita, se gli tocca il birillino lì. No, senti. No, sto cercando di sistemare. Ok. Però è effettivamente abbastanza che... protruding questa parte. Sì, vabbè, ma era così anche altro. Sì, sì. No, non è che faccio delle cose che ricordo fatto male, dico, beh, fa un po' sensazione. Detto questo, sarà da fare le considerazioni quando lo metteremo a diretto confronto con l'ovviamente Original Bandai, certo. Per capire esattamente le differenze in merito a livello di dettaglio, verniciatura, perché lei dice è abbastanza soddisfatto. Io sì. Io se rilevo qualche nota che dico forse lì l'altro è fatto meglio, ma ribadisco, se non li vediamo di fronte uno all'altro si fa fatica. C'è l'altro è un Metal B, però attenzione, questo no. Via. L'altro, no, l'altro si ricorda il 2 rasentava i 3? Oltre i 3? Oltre i 3. No, io sono riuscito ad averlo sì, sui 3 più o meno. Sui 300. Qui insomma siamo a quasi la metà. Però è andato ed è sì. Oversized. Certo, non è originale. Ecco, la parte del busto, se lei non mi impedisce la visuale per la maggior parte della durata di queste recensioni. Ho fatto bene a dirmi. Il busto, forse la parte che da lontano vedo meno dettagliata, non è un minimo... Che non è vero però, se guarda di fronte, qua sotto ci sono delle... Sì, ma parlo proprio di adesso, magari l'altro mi corrigerà. È piccolo, ma anche questo è piccolo. No, ma... Sì. Non ci sono tipo le cose che fanno vedere la cosa delle alette. Ok, c'è qualcosa. Sì, la pannellizzazione non è molto non fa rilevanza. Quei piccoli dettagli che insomma. Potevano impegnarsi un po' di più. Se non avessi già visto il coso, non noterei. Ma avendolo un po' già intravisto, dico che lei ovviamente ha voluto qui mostrare. Il pannello di dove tiene la custodia del coltellazzo, del knife, si dice così. Sì, vuole far vedere lei che è tanto orgoglioso del suo knife ripiegabile? Sì.
anche se non sono riuscito a infilarlo senza rischiare di schiacciarlo. Ah, quindi lei non l'ha infilato perché gli si è stretto il culaccino. No, no, è che dopo devo guardare come, come devo guarda le istruzioni, guarda le istruzioni. Ecco. Vabbè, comunque ragazzi, è normale questo, si appoggia. Sì, ma guarda, dove sono le istruzioni, Asso? Devo appoggiare qui. Ah, com'è? Torna il famoso... No, temo che anche questo non abbia nessun tipo di aiuto. Dice, ma è meglio, è più bello così. Ah, è più bello, quindi, giusto. Si risolvono dei casi... Sì, faccia vedere anche un po' il dettaglio del fucilone. Alla Sherlock Holmes. Beh, sì, anche il fucilone. Dai, e tra l'altro, guarda, qui è l'arma di maggiore ordinanza... E non sicuramente la più clamorosa, questa è immancabile, però non è la più clamorosa. Sì, non ha gimmick, non è che si possa piegare chissà quanto o aprire come fanno altri adesso, altri soggettini. Però mi sembra fatto molto bene. Guardi anche qui, aspetti, glielo storzo un pochettino. Sa cosa no? Più che lo. Guarda un po' anche alcuni dettagli. Guardi anche qua sotto, mi sembra di aver visto, qui non si vede, però ci sono dei numeri anche sulla caviglia, guardi sì, qui. Sì, sì, tampograficamente. Qui sotto, no. Non... Dicevamo che è estremamente guardi rilevante. Guardi anche il dettaglio qui del ginocchio. Ed è ben metalloso come appunto la sua famiglia. Ecco, pesiamolo intanto. Vede, così sì che segue i miei ragionamenti. Allora, vediamo, mettiamo un attimo. Sono curioso di vedere quanto peso, però questo pesicchia, vado. Questo pesicchia, adesso volerà per terra, 780, beh, senza l'autori. Senza l'autori. Senza il backpack, che quello farà un po' di differenza, la fa, non tantissimo, ma... No, ci sta. Dunque, io, bello, no, dico la verità, l'impatto per me è scenico, è eccezionale. Poi guardate per bene un attimo il dettaglio anche dello scudo, è bellissimo. Io lo scudo devo ammettere che questo satinato rosso è qualcosa di... Scusate che l'ho messo un po' troppo col di non plus ultra. Un po' col bigolo in avanti, però questo è spettacolare. Questo è quello che fa godere a me, questa parte qui è... Sì, no, è in contrasto quasi con il resto di questo GATT 105, sempre dovrebbe essere sempre uno strike con la stessa sigla. Sì, però. Ok. Io qui, cari amici, ho ripreso in mano lo strumento, perché tanto non ho voce in capitolo su quello 72. Che sta per succedere adesso, come ben sapete. Allora, direi che abbia il coraggio di dirlo, che anche sui miei soggetti, alla fine chi è che dà i voti? Ma è giusto, io finché subirò, è giusto la risposta e si rileva la domanda. Così, vabbè. Allora, soprattutto la parte base di questo soggetto, dietro non l'abbiamo che lei ancora non l'ha detto. Ecco, sì. Che voto dà? Ma è presto per dare un voto a così com'è? No, al box. Aia! Quale box? Al polistirolo? No. Beh, è tutto polistirolo, Questo è già... No, ricordiamo un attimo il box. Allora, il box è un brown box con una sigla indefessa. Bello, indecente. Fa vedere nettamente la qualità del robot, direi, la sua estetica. NT, Turbini, sì, 02, sì. Non so. Perché lei nella sua mente, tramite questi due diagrammi, non si è già immaginato com'era quello. Invece chi è... Chi è dentro non sa. Gli compare. Come è una visione, è tutto polistirolo, come piace a me. No, fra l'altro è polistirolo, non di quelli che perde i pezzi. No, guarda che questo è bello sostanzioso, non perde i pirulini, Questo non si spalda. Pirulini, bisognerebbe vedere col tempo. Comunque il box... Tanto lo guardi anche dietro qui. Figa, bello. Sì. Vabbè. Ah, visto qui? Lo switch. L'è sfuggito. Questo è anche dotato di... Allo switch, sotto al collo. Qui, questo qui è uno switch. Interessante. Ho già provato. Ecco. Probabilmente lo hai rotto. No, probabilmente non ci sono le batterie, credo. Tanto lì, intervenire. Dopo proviamo, estraiamo perché viene su così, però proviamo. Allora, intanto, guardate anche l'interno. Lei non ha filmato niente, scusi. Sì, guardate l'interno. Stavo al box, lei non ne vada. Box, okay. Non ne vada, il box bisogna Ma il dirmi. Box bello. Il box è... Box 3. No, c'è il polistirolo, almeno 5. Ma che 5? 4. Vabbè, manca una scatola. La scatola manca. È come che non c'è. Però tutto il resto c'è però. Sì. Quello che serve. Undressing è stato un po' tarpato dai pezzi trovati volanti nel momento in cui lo siamo andati a sboccare. Ma lì è stata colpa un po' mia e un po' sua. Oh, deve giustificare tutto. No, non lo so. Non l'avevo visto che mi era caduto un pezzettino. Se era mio a quest'ora, lei, un soggetto mio che succedeva questa cosa, lei era qua di ridere, era qua a spanciarsi. No, quello... A dare i voti. Spanciarmi no. Quindi, undressing 5. 7.
No, guarda che a me è piaciuto, a parte quella cosa guardi, lì che 5, non era 5,5. No, ma è da 6, dai, Andrea. Cioè, io ma stavamo già rimandandolo indietro, ma non è vero. Io le stavo dicendo che era tutto rimediabile. Non dica ridicolaggini. Anzi, le stavo anche proponendo di fare un mezzo magheggio. Ma il magheggio si faccia lei da solo. Dopo la posizione ciuccia la banana. Questa è mi si piegano le gambe perché mi pesano le balle, questa è un po' l'altra... Beh, almeno situazione. Così è abbastanza un po' più... No, sì. Giusto per far vedere quali sono le possibilità di posizionamento... Le sa solo lei. No, comunque è quasi come un metal beat, Non è duro come un metal beat, però si riesce a posizionare, sta nella sua posizione senza il peso del backpack. Dopo vedremo se ci sta anche col peso dell'Otori. Però mi sembra che... Allora un altro... Guardi un attimo, facciamo vedere anche qui, guardi. Facciamo vedere un po' di... Disondability. Già. Questo che muove, tracchete. Questo qui si piega ancora di più. Non so se avete visto qui che... Sì, tutta la parte della coscia viene in giù, un po' come devono fare i metal build. Però guardate il metallo che c'è dentro. Cioè fuori, esternamente è completamente in plastica, però è una plastica bella, non è una plastichetta del cazzo. No, cioè, è iniziato bene, non c'è dubbio. Cioè visto così è veramente, qui c'è un po' di butterfly. Effect, questa qui. Si può alzare, ma aprire. Direi che dagli altri punti di vista non gli guarda manca niente. No, veramente. Quindi, no. Finché qui si può, sul minimo dettaglio non lo metteremo a diretto confronto ravvicinato con il suo con la controparte. Cioè se togliessimo l'originalità dell'altro e l'eventuale fighetteria nel dettaglio che potrebbe avere, questo credo che sarebbe tipo se fosse uscito prima avrebbe dato da fare al signor ufficiale. Perché secondo me questo, sì. Intanto, visto che l'altro non c'era, non esisteva, chissà se mai fosse uscito. Sì, però l'ufficiale è l'ufficiale. Chi ha una collezione ha la collezione ufficiale. Lasciamo stare quello. Questo è un po' fuori collezione. Sai, sì. Non è da dire che te lo aspettavi. Era Otori, sai, mica no, certo, era certo che lo facevano con il Metal Beat. Certo, allora Bandai, soggetti che sono uno uguali all'altro, è facile che li faccia, perché gli conviene, però... Certo, poi aspetti, faccio vedere anche qui. Un'altra cosa che va considerata è che al discapito del fatto che comunque ecco, nell'alto ci possa essere più dettaglio, può anche essere che la sensazione la faccia anche molto proprio la dimensione, cioè certo. L'alto è tutto più piccolino, più concentrato, quindi anche la concentrazione dei dettagli esalta di più all'occhio. Qui magari che è tutto un po' dilazionato nei vari pannelli, nelle varie cose, ecco che si nota magari anche maggiormente un'eventuale mancanza di... una marcatura o quello che è. Sì, però io non noto queste mancanze che lei sta citando. Li vedremo e li metteremo a fianco. Guardi un po' anche... Come bascola. È retro, sì. No, adesso sta... Quindi c'è un po' di... Bascola. Adesso non è durissima la parte della caviglia. Forse andava indurito un po'. Tra l'altro anche lei con queste caviglie, cos'è? Come Koji che... Che? Perché sta per venire. È un feticista delle caviglie, come ha riportato il giornalista. Non cade. Oddio. Questo se si schianta fa il buco. Questo fa il ciocco, sì, però basta piegargli la punta e dopo tiene abbastanza. No, però mi piace. Più che lo... Non lo continui a dire, sì. Perché ci stiamo un po' annoiando. No, perché comunque ci giochi con questo, riesci a giocarci senza aver paura di rigarlo, cosa che invece col precedente, che non abbiamo ancora pubblicato. Ma vogliamo quindi andare a addorbarlo così? Addobbiamolo. Mettere... Perché poi... Sì, no, non viene su questo pezzo. Scrive, è rimasto, è rimasto fuori allenamento. La sua signorina cinese. Ma non posso mandargli questi video che illustrano che lei. Non è che non sono capace. No, ma è un po' troppo. Cioè, lei potrebbe poi denunciarla per stalking aggressivamente erotico. Ce la fa. Vede, vede che lei e la sua incapacità. Vede che lo posso alzare. Quindi lo alziamo. Nessuna pillola blu è stata ingerita per poter alzare questo stand display, vogliamo dirvelo. Questo ci sta. Ecco, la mia paura è che è molto pesante. E quindi? La mia paura è che si schianti tutto, ma direi... Bello posato così. No, non l'ho posato, non è posato, stia calmo. Stia calmo, come cari amici, vi do un consiglio, quando lo posate, posatelo non agganciato, perché se tirate il gancio vi viene dietro.
quindi va posato. Ma chi lo sta, lei a chi pensa quando fa questi consigli, quando dà questi consigli? A me. A me. Lei ogni tanto si diverte o no? Senso, posso essere giustamente inconscio invece di certe... Aspetti, lo rimetto nella posizione tipo quella di prima, però volante. Si può anche... Adesso che lei si diverte, spengo perché sennò arriva troppo di... Possiamo ad esaminare la parte aeronautica efficante, che ha sempre reso l'Autori particolarmente efficace, soprattutto perché l'Autori, anche nei primi... Metal Build che uscivano mi era sempre ficcato, io l'ho sempre detto, perché nella parte sotto delle ali ci sono appunto l'armamento stile appunto lanciamissili, F-15 no? Sì. O insomma aerei reali. Cosa spoilera? Scusa. Gli abbiamo voluto mettere, ma potevamo farlo vero vedere anche senza due mega cannoncioni che si porta appresso. L'abbiamo messo in full weapon mode sostanzialmente, però insomma era più aeronautico ma meno dotato, ovviamente qui merita farlo vedere, perché poi questa composizione di colori, soprattutto bianco, rosso satinato che torna ancora senza il violetto di mezzo, è molto figo, vero? Forse fa intuire quel classico effetto che avremmo messo, cioè violetto va bene uguale perché un po' di varietà ci vuole, però lei si ricorda che questo ensemble di colori, con il dorato eccetera, le ricordo che è anche ciò che caratterizzava il motor nuclear. Ma quale? Il motor nucleare. Ah sì, un po' sì, è vero. I colori erano quelli. Ce n'è di più di rosso però. Vabbè, però i colori erano quelli e quindi sostanzialmente è sempre piacere. Facciamo vedere una gimmick delle ali. Le vuoi vedere? Sì, faccio vedere. Guardate, cari amici, qui possiamo fare proprio l'X-Wing. Fighissimo, dai, scusa. Ma guardate che questo oggetto qui non costa, guarda che non costa tanto per quello che regala, per le emozioni. Ma chi ha detto niente? Sai che sono più emozionato con questo che con Sasabi della... No, a parte questa cazzata, ma sa cosa ci stava adesso? Che diceva la cazzata massima, ecco. Che diceva, sa che adesso che ho questo dell'originale potevo anche effettivamente privarmene e venderlo, dopo tutto quello che c'è stato, non che credo, i nostri amici non conoscono, ma vabbè. A chi? Ma lei l'ha trovato dopo? Ma dipende. Come dipende? Lo dice lei adesso, ma non è detto. Lei ha fatto vedere anche la posa figa che ho... Adesso facciamo vedere, sto finendo di far vedere la coda anche dietro che si smaneggiava. Giri un po'. Facciamolo vedere. No, è rifinito anche dietro, vedi? Aeronauticamente, assolutamente. I thruster. Tutto, super. Questi sono agganci per mettere la spada e il... Sì, nella modalità robotica. Il pallone, il lanciarazzi. Modalità robotica. Mi sono dimenticato di mettere questo. No, ma quello lo vediamo in robotazzi. Ok. Comunque tanta roba. Andiamo a vedere. Perché anche queste alette qui muovono un po'. Sì, guarda, certo, un po' su e giù. La penetrazione. Questo gira. Ogivizzante si può accentuare, certo. Questo si può anche un po' inclinare su e giù. Massima. Vado giù? No, dico massima nel senso totale la possibilità. Totale. Questi braccini metallo si muovono e sono... Quelli lasciamoli belli, stare. Sì. E andiamo a vedere che quindi lei ha posato anche... Attenzione! Ta-da! Lui, ragazzi, lo spadone... Guardalo mo' come incazzareccio. Dice, venite mo' qua. Incazzareccio. A posto io. Spadone, come sto solito. Sto sfidando i Sasabi, Ma basta, lei ce l'ha in testa, sto Sasabi ormai. Allora... Lei aspetta la riedizione a questo punto del Sasabi come del New, perché mi sembra che anche il New è già uscito, no? Il New quasi è stato fatto intravedere. Il New dovrebbero ristamparlo, no? Sì. E lei spera che anche no. Il Sasabi esce il 27? Sì, infatti. Già. Oggi è il 16, non lo so. 17. Ma detto questo, lei voleva sottolineare anche la sfumatura di questa effect part che ci ha tenuto a mostrare. Sì, perché uno potrebbe mettere, se no, la lama. Classico. Questo qui va al suo posto. E poi ovviamente, l'abbiamo posato. Bella questa posizione che fa vedere tutta la potenza e la dimensione. Madonna, lo spadone è fotonico. Ed è anche bello, anche nel dettaglio dell'Elsa. Lei però non si ricorda una cosa. Ecco. Lei si ricorda che anche questo qua... Aveva lo spadone di metallo. Ma com'era in metallo? Lei esatto. Che tra l'altro non l'ha posato neanche con lo spadone. Era troppo pesante. No, non mi ci stava. Sì.
Io ci stavo. Ragazzi, io quando vedo l'Otori sbrodoclo, mi piace tantissimo, veramente tanto. Ecco, solo blu. Non faccia certi visi. Bello. Bello, bello. Ho fatto vedere anche un po' dall'alto, dalla punta che va verso. Faccia un po' di... non stia. Guarda, lascio la vedremo quanto trema. L'abbiamo fatto vedere qui l'iscrizione in Japan. Che significa? Orbo. Otoro. O toro. Che ne so cosa significhi. Io non sono come lei poliglotta. Sa dove potete vederlo? Ecco. Nelle istruzioni. Ancora. È ancora lì che ci gira attorno. Già non ha fatto lo scatolo, secondo lei avrebbero fatto le istruzioni. Però le istruzioni del Metal Build, cari amici, se avete l'originale vi potrebbero tornare. Beh, certo. Quante persone come lei che hanno l'originale si procureranno anche questo. A fronte, sì, ma questo però è 1,72 ma secondo me questo in una collezione mascola, per questo in una collezione mascola, visto che lei si può sempre, ma chi colleziona questo, cioè chi andrà su questo, è perché o preferisce la dimensione maggiore o non vuole spendere un botto. Quello che oggigiorno, perché poi l'Otori attorno ai 300 tempo fa, adesso sì, 400 e poi vedremo tra un po'. Come tutti i Metal Beat. Bene. Però mi diverto, non riesco a star fermo. Ha notato. Proprio per questo stop andiamo a fare la fase finale col pagellone. Ok. Allora, questo magari... Et voitla! Attenzione, ci ho messo un po', Scusate, non è molto... Cioè, questo qui è troppo dritto, questo non è in avanti, però come lo tocco c'è il busto che non regge benissimo il peso. Proviamolo. Attenzione. Anche questo andrebbe un po' più, magari un po' in avanti. Comunque, comunque è la versione Devastation Mode. Vediamo che ha riposto la sua spada qua, bella di dietro. Sì, non mi piace molto come ha posizionato questi. Ma, ma questi potevamo anche toglierli, però abbiamo detto è il Full Weapon Mode, quindi ce li ha anche quelli. Nel momento si incastra, gli cappa due colpi anche lì. E va bene. Il fucile tornato di ordinanza col suo coso, in modo tale che c'ha missilozzo. I suoi bei missili comunque permanenti sotto le ali, no, e no, devastante. Però dica la verità, le è venuta un po' voglia? No, di montare su? No, come motore in generale, merita. Lei l'ha posizionato il suo, no? È ancora qui, vero? Era lì, vero? Tempo fa. Detto questo... sono tutti mercatini, cari amici. Passiamo a qualche voto. Allora, lo tengo io, vada. Io direi posabilità, visto che questa la possiamo dire. Ottima. Questa sua cosa, c'è qualche punto critico? No, non gli do a 10 perché ha il busto un po' ballerino. 9. 9? Sì. Questo lo deve dire lei, quindi ci fidiamo di lei. 9. Sì, perché guardate, cioè, riesce veramente a essere molto dinamico. Poi questo non è il massimo della posa che uno poteva scegliere. Armi ed accessori, direi c'è tutto. Non gli manca davvero nulla, anche rispetto al, sempre facendo i conti con l'originale. Ma cosa mancherebbe? Un bazucone? Ma ce l'aveva lui? No. Bazooka a gigante? Cioè, no, nel senso, nell'originale là non c'è, nel Metal Beat. Poi che lo tirasse fuori intanto nella serie, non lo sappiamo. Perfetto, però abbiamo il backpack, abbiamo i fucilazzi laterali, il super mega giga arma che sono quelle. Sì, mancano le saber normali. Spade laser che lo strike le aveva. No, aspetta, quello lì le aveva, lo strike normale. Lo strike normale, però. Anche il Ruse mi sembra. Non lo so. Vabbè, comunque se ce le ha. Poi gli manca una cosa, lo stand display per l'Otori da solo. Ah, è vero, è vero. Manca un po' quello. Perché l'Otori da solo fa la sua. Sì, però per me non perde voti per queste cose qui, Per me questo è 9. No, allora, qui 9. Armi ed accessori 9,5. 9,5, cioè, 9,5, sì. Però gli manca la stand display, 9,5, dai, 9, basta, 5, perché tutto il resto è altamente deflagrante, quindi 9,5, non si può dire nulla. Qui sto riprendendo il difetto dell'attacco della spalla che dicevamo prima, qui vedete un po'. Gimmicks, però non inficia. Gimmick. Lei si è dimenticato che doveva vedere, verificare se aveva questo non è mica un Bandai, cosa deve avere? I suoi blinking ce li ha, è lei che non glieli ficca. E che? I blink, le batterie, no, le ho, sì, però si illuminerebbe solo gli occhi alla fine. Sì, dopo al limite proviamo, dai, dopo se le troviamo, se abbiamo tempo. Adesso mi piace vederlo così, è veramente bello. È incazzato, ragazzi. Qui qualcuno deve stare attento. Vediamo. C'è anche il blinking degli occhi, dimostrazione nei faccia Bandai che si può mettere qualche LED quando si vuole. Chiaro, questo è più grande, quindi c'è la sua differenza. Ma posso dire una cosa? Guarda che ha detto che è costato 180, no? 177 costato. È buono,
Cioè, no, buono, dice... è ottimo. Dopo il rapporto qualità-prezzo lo dico io, Dimmi che si aprono le ali, si manovrano i timoni dietro, si infixtra, cioè si ecco trasforma. No, timoni dell'Otori, no. Dietro non ci sono i flap. Non ci sono i flap, ma... Là c'erano, in questo ci qua. Sono i flap là. No, aspetta, nello strike normale sì. E nell'altro? No, nell'altro no. Allora, non dica. Non c'erano flap, quindi va bene così? Anche qualche aletta dietro, secondo me, qua non si smanovra, che invece di là sì. Cioè, tipo, non l'abbiamo provato. Ah, ma... dietro i polpacci forse. Sì, c'è qualcosa. Mi sembra che, un po' fisso lì. Sì, e poi si muoveva anche il thruster nella schiena, nell'originale, che si basculava, che si spostava. Però sono quelle cose stupide. Sì, quindi stupida. Cosa direbbe lei? 9? Sì, per me no. Sì, per me sì. Lo dico io perché sennò non andiamo avanti. L'ultimo, prima di passare ai confronti diretti, il livello di incazzatura. A parte l'apertura iniziale e questo pernetto che prima o poi lo perdo, direi che a livello di incazzatura è... Aspetti, Ecco, l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio è il busto, che è un po' lasco. Non è proprio... Ci sta, però come lo tocchi ritorna dritto. Quindi, vabbè, un 5,5. Sì, non è tanto incazzato. Non è tanto... Io non sono incazzato. Lei mi vede incazzato. Ma... Io sono contento di questo oggetto. Io, allora, se manteniamo il voto del livello di incazzatura all'inverso, qui secondo me ci va anche un 6,5. Dice? Perché un pochino fatto... Ma no, non è questo che fa incazzare, secondo me. Passiamo ai confronti. Va bene. Oh, qui ci divertiamo. Vado pianissimo. Lo sa che lo vado a prendere io quell'altro, Certo, non mi userei mai. Ecco, li abbiamo finalmente di fronte. Beh, allora, già si vede la dimensione, direi, come cambia nei confronti di uno e dell'altro. Quindi c'è la differenza. Ma, già li vedo qui, credevo di dover affidare appunto qualche mancanza a lui, invece in quanto a livello di dettaglio. Invece vado a vedere, guardi ad esempio il busto. Parlavamo di pannellizzazioni, ma qua... È piatto, questo è liscio, è piatto. Qui invece abbiamo delle zigrinature. Cioè, pannellizzazioni ci sono. Poi marcherizzate, però sono... Le dirò un'altra cosa, guardi sopra, qui sopra la spalla, qua è liscio, lì invece è lavorato. Dappertutto, ma dappertutto, anche qui sotto. Noti un'altra cosa, il rosso qui non è bello come è là. È vero, non è bello come là. Allora, e neanche il nero satinato. Magari è più fedele o meno, non lo so. Però ha ragione, questo qua, anche se è meno satinato, quello che è, fa nettamente migliore effetto. Ha ragione. Devo dare riscontro. L'unica cosa che forse... Infatti, qua come... invece, sull'Otori, che è come quello, il rosso, è il colore bello che ci troviamo anche lì. Nulla da dire. Che però non è... glossato neanche qui, Noto qualche differenza, non so per quale motivo. Vedi i reattori davanti lì? Sì. Sono diversi come dettaglio rispetto a quelli. Non tanto perché ce n'è di più o di meno, anzi, semplicemente una scelta estetica diversa. Qua notiamo giusto qualche tampografia di più, quello sì, tipo quel verdino lì, qua di dietro, di thruster dietro non c'è. Okay. Così come non ci sono le scritte sulle ali, tipo Otori, questa è molto bella, sì, questa scritta, non... ma anche qui sulla zona, sul pistolone qui. Mentre sulle spalle vediamo che invece la fronte è molto più diretta, qui è la piegata, qui non si vede una ceppa. E qui... sì, vabbè. Sa cosa mi piace? Questo arancione qui, di queste sbarre, che lì invece rimane più... Ha ragione, quell'arancione lo vidi anche a suo tempo faceva la sua differenza, qua invece è un dorato banale. Sì, aspetti, che lo provo un attimo. Cari amici, vedrete in diretta. No, io lo scudo, questo scudo qui è meraviglioso. Con i cosi ritratti dietro perché davanti fa anche... I fucili, questi a parte che sono più lunghi. Ammetto che credevo mantenesse questo dettaglio quantomeno sulle pannellizzazioni. Anche lui invece vado a vedere che su tante cose, anche forse in parte anche qua, anche se qui c'è un effetto metallico ad esempio sul coso, qua invece è un po' più grigio, però il livello di dettaglio è uguale se non dico... Sa un'altra cosa, guardi un po' questa parte. No, ma guardi questi qua, anche questi, facciamo vedere questi. Che sono molto più lavorati, molto più lavorati. Ma non solo quello, guardi anche la coscia qui che si apre e scivola in avanti. Non scivola qua? Qua mi sa di no. È un pezzo unico? Aspetti. Controlli, verifichi, engagement. Questo fra l'altro non si è drizza, se non ci vada, no, è un pezzo unico.
non scivola. Pare proprio di sì. È unico. Pare proprio di sì. Guardi strano, che, perché sa cosa, guardi che qualcosa abbiamo visto e sembrava più un qualcosa di ultima generazione in questo che lo contemplassero. Invece a questo punto, questo che è uscito da poco, mi sa di no. Ah, vedo qui, guarda, qui hanno lavorato un po' di più, qui l'interno di questi thruster. Sì, però sono cose minime. No, però voglio anche, dire, anche il dorato nelle ali. Verso... Alla fine, al di fuori sì. di qualche tampografia sì, 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 e sì, qualche sì, differenza, forse qui vede è più sagomato. Aspetta, che non vede il coso del fucile che spunta, adesso okay, non si vede sì. fuori. Questo... Spunta maggiormente fuori. Ah, sì. Qua invece è più incassato e integrato dentro. Vabbè, piccolissimi, minimali dettagli, però. Anche la parte qui sopra è meno lavorata, meno verniciata, invece qui ha qualche dettaglio sì, più. Vero, sì, un po' più quello, sì. Però voglio dire, se facciamo un bilanciamento, non dico che se non esce, se questo non esce alla pari, forse ne esce quasi anche meglio. Su certe cose, sì, su certi aspetti. Guardiamo anche il fucile, e per cortesia, è... guarda un po' il fucile com'è lavorato. Perché. Sì, lì sotto alla canna è un po' più lavorato. Sì, perché c'è questo bazooka, cos'è, lanciagranate, non so che sì, sì, credo sì. che bascoli avanti e indietro, tipo fucile a pompa. Però siamo lì anche, non è che... Siamo lì, no. Allora, direi che a livello di dettaglio... Oi, ragazzi, qui... Qui andiamo anche su un metal build. È vero che è più grande e più agevolato nel farlo su certi aspetti, ma... Ma lei si ricorda anche quello, eh? Anche quello era lavoratissimo, quello, eh? Il primo uscito. Tra l'altro, forse anche meglio dello Strike, nettamente. Direi quindi che... Sì. E che i cinesi qui ci fanno il culo. A livello di dettaglio... Ci hanno fatto le chiappe qui, ragazzi. Beh, almeno un 9 bisogna darglielo tutto. Assolutamente. 9 e mezzo anche. Guarda che veramente qui abbiamo superato. Io ero indeciso se prenderlo perché ero rimasto un po' così bloccato dal. Cioè lei ha le scuse dal Reneval di quello quando non solo da quando non compra, ma anche quando compra vuole, sì. Vuole comunque far vedere le sue scuse. Voglio cosa... far pesare. Beh, quindi però adesso, vabbè, questo qui è una questa è una posa poco bella. Si impegna con le riprese che dice meno cazzate. Ok, va bene, lei scrive. Qualità dei materiali. Madonna, qui è... Qui io veramente faccio fatica a trovare difetti, Qualche sbavatura ci sarà, però non, francamente non riesco a trovarli. Quindi quando mi parlate di sbavature, io ad esempio questi pezzettini... minimi, non sono sbavati, niente, non c'è una sbavatura neanche. Faccio fatica a rintracciare. C'è qualche segno di sprun nelle dita, Le dita sì, sono. Sì, vabbè, ma sono. Però sono talmente piccoline, non so se dal Bandai forse sono tenute meglio. Beh, però, comunque. Però guardi, qui le dita sono. Anche qui, il metallo. Cioè, qui i pugni sono metallizzati, qua no. Ma, vogliamo cercare di rischiare la distruzione. Cioè? Andando a pesarlo, entrambi. Pesarli così? Io riprendo le dita sotto. Proviamo. Prima uno, prima no, uno pesa il doppio dell'altro, glielo dico subito. No, anche perché se parliamo di qualità dei materiali, poi è chiaro che... Qui c'è sempre questo pistolotto che sono terrorizzato. Allora, solo che andrò a coprire... Adesso è un secondo. Devo lavorare due mani. Vuole che le tengo fermo. Sto coso. Quello, ecco sì, quello tenga lì. Non lo muova tanto perché viene via in avanti. Allora, questo... No. Ecco. Sui 658. Con lo stand e tutto che era meno del peso di quell'altro da solo. Sì, adesso andiamo a vedere. Voilà. Allora questo... Fatto. Ho paura che mi caschi davanti. No, non ci preoccupi. Una botte di ferro. Come si dice, una botte di metallo. No, non è una botte di... Allora, proviamo quest'altro è impossibile posarlo qui sopra, così, Dice. Lo dico subito, sì. Allora, ma e tra l'altro è sempre colpa sua che non prende una bilancia fatta apposta. Già. Guarda anche il dettaglio dentro. Non mi frega, adesso che esiste. No, ho capito, però, aspetti. Vuole la mano? Faccio un po' di addominali, su. Uah! No, che qua mi sto inganciando. Bene, è che non vediamo... Io se lo appoggio non vediamo poi... Lo vedo io. Un chilo passa, quasi 1,2 kg. Sì, 1,160-170 kg. Allora, non riesco... Ecco, 1,186. Bene. Non mi ricordo più quant'era l'altro. 600 e quasi, sì, la metà. 6,12. Ok, avevo calcolato più o meno giusto. Ciò ci fa dire che i materiali siamo 9 sicuramente.
Ma secondo me sì. No, no questo no, ragazzi è un pezzo che se potete, ragazzi, se potete, chi può... Chi può... Ne io approfitti. Potrei. Ma lei è... ha finito... Ce l'ho già io e già contento. Esatto, esatto, sono contento per lei. Grazie, grazie. Un po' come grazie, cose grazie. Di Cabuto che colleziona anche quelli, perché è lei, quelli che altri. È lei che mi ha aiutato a prenderlo questo, diciamo. Sì, sì. Quindi mi ringrazio io. No, segnalato lei no. Come detto, no? Lei va, anzi, mi ha detto, ma cosa va a prendere? Lo so io cosa vado a prendere. Vai sicuro di un altro, l'ennesimo strike. Dopo i... Quindi, i price performance. Mi sbilancio? Dai. 9. Non è 9, è più che giustificato. Ma potrei dargli anche 10. Secondo me 9,5 se lo metto. Sa perché? Non gli do 10 perché 10 è, questo Tori qui no, non 10 è proprio. Non è, cioè 10 lo strike russo non è, ecco, non è ogivo, non so come dire. Beh, cioè, non è ogivante. Lo Tori è però 9,5. 9,5, vai. Estetica, cioè 10. Amici, no, 10 non lo raggiungo. No, io 10. Per me 10. 10? Sì. Io l'unico difetto che ho trovato è un po' qui il petto che bascola un po' lento e le caviglie, il resto, cioè le caviglie, il copricaviglio, scusate, quei copricose, questi cose qui sono un po'. Abbiamo fatto il resto per me è perfetto. Gli manca giusto qualche dettagliuccio, però esteticamente è fortissimo, siamo lì. Cioè, l'altro sparisce, ragazzi, guardate un po'. Cioè, per carità, i metal build sono i metal build. Magari questo non è proprio il top. No, no, Però questo qua è stato riprodotto in maniera vergognosamente. Ed è bello, con tutte sì. Le sue. È bello. Io se fossi Bandai sarei incazzata se fossi Bandai. Certo. Bandai vi dico. Se bello è. Non vi incazzate troppo perché a noi ci piacciono questi. questi. E quindi siamo all'overall. Overall. 9,5. Pure qua, 9,5. 9,5 vorrei. 9,5. Io non ho il new, non ho. Cosa c'è? Quindi per me questo è il top. È uno dei miei top. Questo. È uno dei migliori. Questo è uno dei migliori top, esteticamente. Sì. Non si può dire. Sa che purtroppo mi sa che. C'è anche il leggino. Spettacolare. E il LED non vogliamo provarlo? No, quest'ora è tardi. È tardi. Peccato. Magari le mando una foto se riesco domani a far qualcosa. Sì, faccia, va bene. No, la metto. Ok. Mi fido, Io ci fidi? Sì. 9,5. Sì. Niente, Sosdetta è ancora disponibile, ci ha guardato? Per ora sì, poi quando andrò su questa vedremo. No, per me adesso non per prendermi nessun tipo di no, ma merito, niente, però certi dettagli ci sono tutti. Ma anche la testa è fatta da Dio, l'hai inquadrata te prima? Sì. No, veramente non c'è... forse si vede una sbavatura alla base del cornino dorato. Sai cosa è un po' meno... Il tremolio, no? No, il... Non mi ricordo il coso, il colore dello petto. Stand display. Ah, lo stand. Ah, sì, vabbè. È un po' rosso rispetto a... perché l'altro com'è? No, vabbè, un pochino l'hanno... Sì, diciamo che è questo un po' qui... È un po' più cinese. Questo fa... questo... Sì, è cinese. È un po' più cinese. Però è bello il dorato con la scritta dorata nel nero, figo. Sì, no? Vabbè. Mi piace, ci piace. Cari amici, questo, ringraziamo ancora ovviamente Sciozetta per aver fatto contento il nostro asso. Ma come si chiamava la donnina? La donnina del suo... Megan. Bravissimo, grazie Megan, top. E top. Auguri asso. Ma aspetti, ma è il Platinum, non li facciamo più? Ah no, quando in questo caso se le ricorda. Questo è Platinum. È top, questo è top. Non so quando andrà su, però nonostante questo auguriamo auguri, buone feste, buon Natale, buona Epifania, che sia quasi Natale. Quando come, però insomma. No, lei questo me lo metta velocemente. Spero di riuscire, ma non si può sapere. Natale ha anche bisogno di fare altro, ma detto questo. No, vedete che qui non si allunga la corsa, guarda, si vede di qui. Rimane tutto il metallo, invece qua, invece qui bascola in giù. Chiude in bellezza, come al solito. Ciao bici, ciao. Non mi morite. E non inaiate. Che aspetta, possiamo procedere. Tanto mettiamolo dritto, maggior parte del momento in cui lei dirà delle cazzate io qui taglierò. Bravo, quindi... Ma tanto taglia dopo, non c'è bisogno di tagliare in diretta, no? No, punto. Stavo pensando, il Kengo Kengo. Cazzo c'entra il Kengo Kengo adesso che stiamo...
No, perché per me è importante questo. Devo pensarci prima alle cazzate che devo dire. Voglio essere. Ma adesso stiamo unboxando questo. Ok. Ci siamo? Vadi. Andato a vedere Avatar. Il nuovo. No, lei è andata a vedere Avatar. Vuole dirci. Bello. Ma soprattutto la domanda base, cui so già che lei non risponderà positivamente. Lei lo ha visto in 3D? No. Ecco, vedi. E allora possiamo spegnere. Chiudiamo, ragazzi. Fare 3 ore con sta roba in. Sì, ma che sta roba? Un paio di occhialini, che sta roba? Sì, ma ho capito. Ma ti potrebbe far venire dei mal di testa. Ma cosa ti fa venire? Avatar ha avuto senso solo per quello, altrimenti era un film come un altro. Ma non è vero. Ma sì, no, bello, anche bello. È diventato famoso per quello e basta. Poi vabbè. Comunque ha ragione, credo che non me lo farò mancare. A parte che io non sapevo dove vederlo in 3D. Al cinema, magari, visto che è andato al cinema. Fatto bene, un 3D fatto bene.